ora sono serio. Io non mi lamento per la mia vita. Che la mia vita ha causato tante sofferenze a mia madre. E questo non lo posso perdonare. Io desideravo una vita coniugale, lavorativa. Ma per colpa di alcuni avversità, di alcune avversità non sono riuscito. Qui nel bel mezzo di un esaurimento e della depressione, che non mi impediscono di lavorare. I lavori di casa, dico. Sono molto afflitto. Anche perché se penso a quello che mi è successo, che poi non è che mi hanno lasciato campare in pace. Dei miei compagni di scuola che se la sono cavata tutti. Loro non hanno la minima idea di quello che ho passato io. Cose incredibili che neanche io credevo potessero esistere.